troviamo sul lungomare Andrea Doria di Capodorlando, per intenderci, nei pressi di un noto ristorante, i Carusi, o anche un altro ristorante, Shalador. È crollato parte del lungomare, sia nella zona della terrazza, che era stata già soggetta lo scorso anno di un crollo, poi riparato poco prima dell'estate, adesso tutta l'altra parte è restante. Il mare non sembra comunque volersi calmare, il forte vento di queste core ha causato ingenti danni, come vedete qui è praticamente pieno di sabbia, di pietre, di tanto materiale inerte. Peraltro c'è anche questa veranda, questa struttura, come vedete, che è decisamente pericolante, non è assolutamente sicuro secondo me lasciarla così. Non riesco ad avvicinarmi più di tanto per farvi vedere la voragine, in quanto il mare, come vedete, arriva praticamente dove siamo noi in questo istante. Continua a entrare dentro il lungomare. Al momento il lungomare è chiuso, come vedete alle mie spalle. Qui le onde continuano a sbattere sulla sede stradale e sul muretto che sta dentro, nella zona della terrazza, sul lungomare Andrea Doria. Una situazione davvero complicata, che si ripete purtroppo dopo il crollo dello scorso anno, che è stato poi successivamente riparato. Spero di riuscire ad avvicinarmi adesso maggiormente per farvi vedere il volume della voragine, che è decisamente più grande di quella precedente. È crollata praticamente a metà terrazza del lungomare Andrea Doria, quella caratterizzata dalla presenza anche di locali durante il periodo estivo principalmente. Al momento è praticamente impossibile avvicinarsi, avremo modo naturalmente, nel momento in cui il mare si calmerà, di mostrarvi l'effettivo danno provocato da questa mareggiata, caratterizzata da un forte vento. Peraltro c'è anche un problema legato alle palme presenti sul lungomare, molti rami di queste palme sono già sulla sede stradale, ma come vedete qui è pieno di detriti, è pieno di sabbia, di pavimentazione completamente andata distrutta. L'ennesimo danno al lungomare di Capodornando, che adesso dovrà essere in qualche maniera rimesso a posto.